Gran Fondo Altecime d'Abruzzo, una gara di 97 km e oltre 1600 metri di dislivello per un percorso unico che attraverserà alcuni dei borghi più attrattivi del comprensorio di Campo Imperatore. È la 12ª edizione, al via domenica 7 luglio dalle 9 a Castel del Monte. La gara toccherà i borghi più attrattivi, appunto Castel del Monte, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Barisciano, San Demetrio, San Gregorio, Paganica, ma anche Camarda e Assergi. La Gran Fondo chiuderà un weekend che mette insieme sport e intrattenimento, perché si partirà sabato 6 alle 21.30 al Teatro Comunale Francesco Giuliani con uno spettacolo dedicato al campione di ciclismo, Marco Pantani. Si proseguirà poi domenica 7 con la 12ª edizione della Gran Fondo Altecime d'Abruzzo, che partirà da Castel del Monte alle 9 per attraversare alcuni dei comuni più importanti della zona. Un circuito unico di gara per un totale di 97 km e oltre 1600 metri di dislivello. A svelare i dettagli sono stati Luca Tuccella e Marco Petronio della Polisportiva Castel del Monte. Ci sarà anche una cicloturistica, dove potranno partecipare tutti i ciclisti a prescindere dalla preparazione atletica, famiglie e ragazzi, con bici da corsa, mountain bike e bike. C'era anche il sindaco di Castel del Monte, Luciano Mucciante, che ha illustrato dettagli anche delle serate estive di Castel del Monte. Ci sarà l'appuntamento clou, come sempre, la Notte delle Streghe il 17 agosto, passando per le giornate di agosto dedicate al decennale del sisma. Ci sarà la consegna della verga d'argento a personalità nazionali e non che hanno accompagnato il cratere sismico in questi 10 anni, dall'ex ministro Barca al sottosegretario Gianni Letta, al vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, fino all'ex sottosegretario con delega alla ricostruzione Paola De Micheli, una serie di eventi che coinvolgerà anche tutti i comuni di Villa Santa Lucia e Santo Stefano di Sessanio, mentre il 5 agosto ci sarà l'inaugurazione del Museo Nazionale della Transumanza. Tornerà la rassegna degli ovini, quest'anno di nuovo organizzata dalla Camera di Commercio.